Indimenticabile come quella precedente, che oggi non c'è più, ma dall'assù avrà visto il suo Fontana Fredda volare. Una promozione speciale dedicata ad una figura importante, Giovanna Pivetta, innamorata della sua società. E la sua società ha continuato e gli ha regalato qualcosa di grande per dirle che non si dimentica. Come De Pieri non si è dimenticato la lotta persa col Crass 2 stagioni fa e in silenzio ha lavorato per la rivincita. Mentre tutti si sforzavano a indicare altri come favoriti, il DS Barbieri portava a casa Visintin e Moras, gente che farà la differenza. Non a caso è proprio il difensore, 4° campionato vinto, a segnare il gol che risolve la gara complicatissima col Carlino e vale il sorpasso. Oppure Tonizzo, infallibile da fermo, 2° campionato consecutivo vinto. E ancora l'esperto piccolo in porta, l'intramontabile Maudus in difesa. Vecchi, perdonateci il termine, che sono stati una garanzia, uniti alla grande arma dei giovani. Eh sì, perché Grotto, Rosa Gastaldo e Alcantara sanno decidere le partite. Ma soprattutto c'è stata l'esplosione di Facca in zona gol, capace di rubare la scena alla classe di bomber Roman Del Prete, comunque decisivo. Poi andrebbe nominato anche Malerba e perdonateci se dimentichiamo qualcuno. I rossoneri, una squadra bella e completa, costruita con sapienza e intelligenza. Bravo Fontana Fredda e scusa se non ci eravamo accorti che questa poteva essere una stagione indimenticabile. Io ricordo perfettamente che ad agosto si parlava tutti quanti di Crass, un testa a testa Crass Charlie Smuzzane, e poi con delle seconde linee che potevano essere Azzanese, Lumignaco e San Daniele. Perciò noi abbiamo lavorato sotto traccia, abbiamo lavorato secondo me nella maniera giusta, in silenzio, mettendo veramente tutto quello che potevamo, e abbiamo confermato o preso quei giocatori, ma soprattutto quelle persone che sono state in grado di guidare uno spogliatoio e di guidare un gruppo sostanzialmente molto giovane, perché noi avevamo in rosa 17 giocatori sotto il 1990 e che sono stati veramente dei fratelli maggiori per questi ragazzini. E la crescita dei nostri ragazzini, che voglio sottolineare sono la maggior parte di proprietà del club, è dovuta soprattutto anche, sia perché loro hanno fatto bene, ma soprattutto alla presenza nello spogliatoio di questi veterani che, ripeto, oltre a dei bravissimi giocatori, si sono dimostrati veramente degli uomini prima che dei giocatori. Che il Fontana Fredda è stato per un girone di andata e fino, mi sembra, allo scontro diretto, primo in classifica, quindi non è che eravamo lì per caso, abbiamo fatto, diciamo, per un bel po' di tempo abbiamo tenuto la testa della classifica e quindi credo che ce lo siamo meritato alla fine, perché siamo stati costanti nel tempo. Al Crass probabilmente ad un certo punto io sono convinto che forse erano convinti di aver vinto il campionato e qualcosa si è rotto nel giocattolo. E invece noi, non, ripeto, non abbiamo mai mollato un millimetro. Io sono entrato in spogliatoio, ricordo come ora, alla fine della partita del Crass, che avrebbe diciamo ammazzato un toro, diciamo così. Invece ho visto i ragazzi tranquillissimi, cioè consapevoli che potevano farcela lo stesso. Perciò io non mi vergogno a dire che noi quest'anno avevamo probabilmente una marcia in più degli altri, sia a livello appunto di voglia, di determinazione, ma anche di bel gioco, perché noi sinceramente abbiamo giocato delle partite veramente ottime. E noi è inutile girarci tanto intorno, abbiamo un obiettivo per il prossimo anno che è la permanenza in categoria.